Libera il lavoro con due sì, oggi a Chieti c'è questa assemblea della CGIL, si parla di referendum e anche di voucher. Sono due quesiti di straordinaria importanza. Voucher e appalti sono la forma estrema di un processo di precarizzazione che ha colpito l'intero mondo del lavoro. Quindi abrogare quelle norme che impediscono la responsabilità solidale negli appalti e abrogare i voucher è un fatto di civiltà e di libertà per il lavoro. L'esplosione dei voucher dimostra che oramai i voucher sono applicati dappertutto, nell'edilizia, nell'industria, nella pubblica amministrazione, nelle università, nei servizi. Non è vero che riguardano solo qualche lavoretto occasionale. E d'altra parte negli appalti quello che succede è del tutto evidente. Tante imprese scompaiono letteralmente nella catena dei subappalti e della subfornitura, colpendo lavoratori e lavoratrici che a quel punto si trovano senza lavoro, senza reddito e senza diritti. Quindi è importante dire sì a questi due quesiti referendari proposti dalla CGIL perché, ripeto, è una battaglia di libertà e di civiltà. Aggiungo che noi avevamo proposto un terzo quesito, quello sui licenziamenti illegittimi. La Corte non ha ammesso questo quesito. Noi riteniamo che quel quesito fosse del tutto legittimo, ma nonostante che non ci sarà sulla scheda, noi durante questa campagna continueremo a parlare di licenziamenti illegittimi contro delle norme mostruose che danno la possibilità all'impresa di licenziare in qualsiasi momento il lavoratore magari da poco assunto. Quindi continueremo a farlo, anche perché insieme ai referendum noi abbiamo proposto una carta dei diritti universali per i lavoratori che ridisegna il diritto del lavoro.